Ben ritrovati ad una nuova puntata della Scuola di Tutti a Tavola. Siamo con Matteo Sormani, lui è arrivato giù dalla Valserstuba, l'ho detto bene? Benissimo. Perfetto, imparato. Ci insegna a fare la pasta. Oggi confezioneremo tre tipi di pasta, una fatta solo con i tuorli, una con l'uovo intero e una con gli albumi. Abbiamo deciso di fare queste tre. Abbiamo deciso di fare queste tre, una cosa molto semplice, che con ingredienti che tutti hanno in casa. Quante uova devo spaccare, Matteo? Abbiamo preso mezzo chilo di farina e io dico che ci vogliono 270 grammi di uova, che sono circa 5, potrebbero essere 4, potrebbero essere 6. Tutti i prodotti della Scuola di Tutti a Tavola ci sono gentilmente offerti dalla Coop, perché quest'anno siamo un grande gruppo e tutti dicono: ah, Mariana, tu con la filosofia delle cose fresche, della cosa della nonna. Sì, perché anche alla Coop c'è tutto un reparto biologico dove ci sono le cose fresche e hanno deciso appunto di sposare il nostro progetto proprio per questo motivo, perché Matteo, tu mi insegni e tutti i nostri chef lo insegnano che il prodotto di qualità fa la differenza, in cucina. Abbiamo pesato la farina, la mettiamo nella nostra piccola planetaria, iniziamo a farla girare a vuoto in modo tale così la farina prende un po' d'aria e inizia a scaldarsi. Una cosa importante, sbattiamo le uova, cosa che di solito non si fa. Ecco qua il nostro impasto. Il nostro impasto. Dicevamo che con gli albumi facciamo una pasta per fare i ravioli. Dunque, una pasta molto elastica. Una volta fatta, la lasciamo riposare in frigo per almeno mezz'ora. Facciamo la pasta con i tuorli. Sempre mezzo chilo di farina. E qui abbiamo pesato 350 grammi di tuorli, che sono all'incirca 18-19 tuorli. Mamma mia! Verrà una pasta molto più dura rispetto a quella di prima, molto più elastica, cioè molto meno elastica, molto più colorata. E sicuramente per una tagliatella, un tagliolino è più adatta. Sì. Sì, Siamo arrivati a fare la pasta con l'albume. Mezzo chilo di farina, 210 grammi di albume, che sono circa 6 albumi. E questa è la nostra pasta. Ecco le nostre pagnottelle, tuorlo, uova e albume. E noi con l'albume ora vi diamo un consiglio, o meglio, Matteo vi dà un consiglio su come fare una ricetta. Sì, utilizziamo la pasta con l'albume, la stendiamo nella maniera più classica. A me piace molto fine e montiamo una lasagnetta. Io per oggi l'ho fatta con i funghi porcini e la scamorza affumicata. Una accortezza: quando fate questo tipo di lasagna, un consiglio che vi do, non cuocete la pasta prima, ma mettetela cruda e la cuocerete in forno con l'acqua della verdura piuttosto che del fungo. Sono una bechamel molto leggera che ci permetterà di cuocere la pasta direttamente in forno, in modo tale che così quando viene sformata o presentata rimane perfetta. Bravo Matteo, a me non resta altro che assaggiare e darvi appuntamento mercoledì prossimo. Ciao!